prima intervista di questa edizione speciale di sampling, il sampling della fase 2 all'interno del nostro paese. E siamo qui con Tormento, che ringrazio di cuore per la sua partecipazione, e partiamo con te in poche parole, poi da qui andiamo in giro per tutta l'Italia e vediamo che cosa succede. Allora, Torme, noi abbiamo sempre fatto questo progetto e queste interviste partendo in giro per il mondo, ok? Quindi il punto è questo: abbiamo chiesto agli artisti locali com'era la scena musicale, il loro modo di vedere la musica, l'approccio con le etichette discografiche. Ovviamente in Italia, questo è il nostro paese, per quanto non siamo inseriti nel mercato discografico come lo sei stato tu per decine di anni, però una cosa che mi piacerebbe chiederti per iniziare questa intervista è appunto come secondo te il virus influirà in qualche modo, avrà influenza sulle persone e sul mercato discografico italiano. Ma un po' sono, non devo dire contento, però penso che le persone non artiste, diciamo, stanno un po' assaporando quello che noi artisti invece viviamo da sempre. Perché un po' noi abbiamo sempre dovuto imparare ad essere molto resilienti. Come cambiava la situazione, dovevamo essere noi sempre più veloci un po' del mercato a capire come la musica si stava muovendo, quali erano i nuovi veicoli per appunto veicolare la propria musica. Quindi in realtà il passaggio per esempio a internet, molti ci hanno messo un sacco di anni, ci stanno arrivando quasi adesso. Noi artisti, è una cosa che addirittura noi nel 98 avevamo il sito dell'Area Cronica, quando nessuno aveva internet a casa, certo. Noi comunque già li facevamo. C'era anche una diatriba tra sottotono.it e .com, poi dopo ho visto, mi sono divorato un sacco di interviste del passato così per curiosità, e so che avevate un problema perché .it qualcuno se l'era preso. Bravissimo, e voi sì, avevate questa guerra. Era il periodo dei domini che ancora esatto. Nessuno, purtroppo ormai nessuno conosce più grazie alle pagine Instagram, certo. Ognuno ha i suoi social, ai tempi per avere i domini, addirittura quelli di Radio Famose erano state rubate per poi essere rivenduti a cifre indecenti, quindi succedeva un po', erano proprio banditi i primi tempi di c'era internet. Questo mercato nero, questo me lo sono saltato, non lo sapevo. Bravissimo. Il mercato nero dei domini dei domini web era un bel business. Chi sì. Ci ha visto lungo veramente. E quindi in realtà anche il fatto di essere per esempio non supportati mai dal governo, dallo Stato, certo. Ora molti lo stanno assaporando adesso cosa vuol dire, invece noi artisti lo viviamo sulla nostra pelle, certo. Da sempre, quindi è un po' una cosa che noi siamo quasi abituati a questo stato di dopoguerra o guerriglia che stiamo vivendo adesso. Molti ci stanno arrivando, forse capiranno anche gli sforzi che fa un artista per sopravvivere quando lavoro non c'è, quando soldi non ci sono, non sai proprio come fare. E quindi questa resilienza secondo me fa un po' bene a tutti. La musica secondo me ne sta soffrendo solo perché io vedo anche personalmente il contatto fisico è davvero basilare. Tutti noi amiamo mettere la nostra musica sul web, vivere le storie di Instagram, comunque continuo contatto con il pubblico, ma se manca poi il contatto davvero umano, anche artisticamente io faccio più fatica a produrre. Ogni weekend essere in giro, incontrare 100, 200, 300 persone, o anche quelle poche persone che incontri con cui ci parli e ti danno degli input, anche solo dei DJ che frequenti ti fanno sentire musica che magari tu non sentiresti, quindi in realtà tutti quegli input là mancano e artisticamente ti prosciuga un po'. Quindi io penso che la musica in realtà non cambierà più tanto perché non vede l'ora di riavere questo contatto fisico, però sicuramente tutti quanti, anche chi era un po' più indietro su come gestire la propria musica sul web, si sia dovuto comunque dare una bella svegliata. Secondo me ci stiamo mettendo solo in pari, però il resto del mondo già lo fa e l'Italia è un po' più... Sono d'accordo, tra l'altro io credo che proprio a questo proposito le attività, insomma gli imprenditori un po' più lungimiranti, parlando di tutt'altro, hanno iniziato ad affacciarsi magari a un mondo, quello del web, che ignoravano totalmente. Quindi non dico che questa cosa sia una possibilità, perché non è una possibilità, però potenzialmente sicuramente può spingerti cosa. A probabilmente, non lo so, a ricercare o a magari fare più caso degli aspetti della tua vita che prima ignoravi. E dal punto di vista artistico penso che, come dicevi giustamente tu, gli artisti hanno sempre cercato il modo per captare, cogliere alcune suggestioni. Bravissimo. Anche oltreoceano, che potenzialmente poi uno si va... Ecco, a proposito di questo, una cosa che volevo
approfondire con te. Tu hai citato prima Aria Cronica, che è stata la vostra realtà discografica dal 96-99, se non sbaglio. E, ecco, Aria Cronica è considerata ad oggi una delle, insieme a Spaghetti Funk, insomma, una delle realtà artistiche in grado di lasciare, anche dopo la diffusione capillare del genere che poi ne è derivata, un'influenza sicuramente incisiva. Come è nata, perché e perché a un certo punto si è interrotta? Sempre ovviamente se si può dire, se ci sono... Ma voglio, vai. Tranquillamente. No, perché... Sono super curioso, tutto lì. No, però in realtà vedo proprio che sono dei cicli che continuano a ripetersi. Certo. Più poi studi la musica del passato e più vedi che gli stessi cicli si sono ripetuti prima che arrivassi tu. È anche un genere come l'hip hop, il rap, molto spesso fa 4, 5, 6 anni certo. di crescita, poi inizia già qualcos'altro di nuovo a venire fuori. E tutto questo poi succede anche nella moda, come nell'arte in generale. La musica è solo un po' una conseguenza, quindi è bello vedere oggi che anche se molti ragazzi che magari intraprendono la trap partono certo. da tutt'altri presupposti, hanno comunque, magari non seguono, non sanno cos'è l'Aria Cronica, ma conoscendo Marracash, Fibra, Gue Pequeno, per assurdo quegli artisti sono tutti figli invece degli anni 90, quindi anche non conoscendoli e anche schifandoli un po', perché vedo che oggi fanno finta, ah, il Sangue Misto, noi non sappiamo chi sono, mentre glielo leggi negli occhi, che mentre lo dicono sanno benissimo, sanno benissimo. Di che stanno parlando. Cioè. Però è bello perché li vedi figli comunque di altri artisti che sicuramente poi provengono da quel momento lì. E soprattutto aver inventato un... Aver praticamente detto a tutti tirati fuori, autoproduciti, certo. inizia a spingere anche i tuoi amici nel momento in cui a te va bene. Sono tutti modi di pensare che in Italia non c'erano. E quindi oggi... Come per assurdo mi viene da pensare anche la cresta che si fa il calciatore. Negli anni 60 c'è chi ha preso le mazzate perché aveva la cresta e voleva fare il punk a tutti i costi. Quelle sono tutte cose, anche noi con i pantaloni larghi eravamo presi in giro, eravamo degli alieni, anzi dei disadattati se non dei drogati, quindi visti così dai vecchietti. In realtà poi quella cosa lì ha sdoganato tutto un modo di comportarsi che oggi i giovani esasperano ancora di più. Quando arriva il tattoo in faccia è perché non puoi più metterti i pantaloni larghi per certo. dare uno schiaffo a chi ti sta guardando e un po' alla società per far capire che deve anche accettare delle cose che non riesce a digerire. Oggi il tattoo in faccia è quel pugno con i film a cui siamo abituati, la cronaca giornaliera, i disastri, un ragazzo per farsi notare, molto spesso... Sbragare per forza, cioè, ci sta. Quello è un motivo per cui comunque do alle cose che fanno i ragazzi, senza criminalizzarli, anche cercando di capire perché fanno determinate cose. Forse è davvero una voglia di farsi ascoltare. Quindi l'Aria Cronica, il bello era proprio quella roba lì. Diciamo, il mondo discografico non dà spazio alle realtà piccole che hanno voglia di uscire, ha alzato le maniche, non avevamo neanche il web, noi stampavamo flyer, adesivi, impestavamo i muri, autogrill, mandavamo proprio a casa questi flyer con tutti i volantini dei nostri nuovi progetti, quindi quando non c'era il web piuttosto era fatto porta a porta, quindi è bello vedere che quella mentalità poi si è trasformata in vari modi, però... Quella è servita a dare degli input certo. importanti, se non ai giovani d'oggi, a chi c'è stato in mezzo e che di conseguenza lo sta passando. Io credo che anche come linguaggio, voi eravate, da quello che si evince, molto uniti e c'era sempre questa... questo devo dire è proprio un meccanismo anche molto tuo, cioè non c'è un'intervista in cui tu non citi qualcuno della crew, wow. E questo ti fa molto onore e è sicuramente qualcosa che... oggi rimane, cioè ci sono molte realtà di quelle, chiamiamole della nuova scuola, esiste sempre una nuova scuola, nuova della nuova scuola, però queste realtà della nuova scuola che spesso creano questo meccanismo di autopromozione, quindi anche magari... tra virgolette un po' più indipendente, sicuramente partendo molto da quel tipo di linguaggio che sicuramente voi avete contribuito a diffondere. Che nei 90 faceva anche un po' parte del tessuto sociale, certo. quello che oggi viviamo un po' tutti chiusi in casa e più sul web, certo. ma ai tempi era veramente una cosa per cui tirarsi fuori, farsi alzarsi le maniche, piuttosto costruire anche gli skatepark, mi vengono in mente, certo. ai tempi era... Sembrava una roba folle, invece per fortuna oggi a volte i comuni si occupano di costruire delle rampe. Si tratta, l'hip hop è proprio quello di dare
un'alternativa alla violenza. Se tu non mi lasci alternativa, non mi spieghi cos'è la cultura, la musica, non mi insegni ad apprezzarle, è più facile che un ragazzo vada verso la strada e verso delle robe negative. Chiarissimo. L'hip hop, il bello è quello, il messaggio, poi il succo veramente dell'hip hop da cui è nato poi in America. Le gang, smettete di combattere, piuttosto sfidatevi a break dance. E tu, ciao. Diciamo che di dissing, wow, qualcosa ne sai. Però il dissing è un po' diverso, perché già quella roba, certo, lì, no? Invece, sì, di menarci ci facciamo le rime. Bellissimo, chiaro, infatti, no, sicuramente più pacifico, bravo, più artistico, sicuramente più artistico. Senti, invece una cosa, una, diciamo, curiosità. Tu hai detto tante volte che sperimentare e pubblicare le tue sperimentazioni è stato forse a volte più uno svantaggio. L'ho pagata, cara. Ecco, cos'è? Perché l'ho sentita un paio di volte questa frase detta da te, però poi andava un po' a morire, no, il discorso, cioè era più una cosa che inserivi. Ecco, invece no, voglio saperne di più, perché per tutti i ragazzi che oggi sperimentano tanto, è meglio sperimentare e tenersele per sé finché non hai la forma definitiva, o buttarle fuori? Cosa ne dici? Dipende, perché molti non è che sperimentano, prendono un po' quello che già sta andando, certo, lo fanno loro. In realtà era la mia voglia anche di fare cose che erano completamente diverse da quello che il pubblico si aspettava da me, che erano completamente lontane dal mio personaggio. Era proprio quello di prendere altre cose e vedere altri suoni, altre sonorità, altra, certo, un'altra musica, e vedere poi cosa ne veniva fuori. Oggi purtroppo invece, come viviamo anche la moda, che ai miei tempi c'erano i metallari, i punk, i paninari, ognuno seguiva un proprio mondo. Oggi invece veramente si tende sempre a uniformare, anche nella musica accade, la musica è solamente uno specchio della società. Se c'è poca personalità, tutti cercano di amalgamarsi, anche la musica si somiglia un po' tutta. Mentre invece le mie sperimentazioni come Yoshi nascevano da, certo, da un passato mainstream con il sottotono di concerti, anche a volte eventi da 100.000 a 200.000 persone. Al dire invece la musica poi si ritrova nelle piccole cose e soprattutto in quello che un ragazzo cerca di portare delle nuove sonorità, non delle cose già sentite, già. E quindi purtroppo io l'ho pagata cara, perché invece quando tu presenti delle nuove sonorità anche un po' più crude, vieni visto un po' come un finito, questo qua è finito, non c'ha più niente da dire, guarda com'è ridotto. E invece purtroppo ci sono città come Amsterdam, Berlino, ma sicuramente anche Londra, Parigi, che questo sottobosco underground sperimentale ce l'hanno, lo coltivano, e comunque è fatto proprio di serate con tantissima gente. Oggi se pensa dei rapper impegnati, che ci sono e sono anche bravissimi, comunque suonano davanti a 50 persone. È chiaro che poi uno allora punta ad essere il trapperino del momento, che invece ne fa 1000-2000. Però quella sperimentazione lì, invece di essere vista come uno che ha pochi mezzi, è scarso, in realtà sarebbe da vedere, guarda con i pochi mezzi, anche acustici, praticamente marcio il suono, però ha dentro qualcosa, certo, una briciola di novità. Però in questo periodo sto vedendo The Last Dance di Michael Jordan, la storia di Chicago Bulls. Anche lui, quando è arrivato all'apice, non vedevano l'ora di vederlo cadere. E quindi hanno iniziato a dare addosso in tutti i modi. Quindi, certo, devo dire, in qualsiasi campo, quando arrivi su, non vedono l'ora di dirti che sei finito, non hai più niente da dire. Sì. No, è chiaro, ho ben presente che cosa dici sulla cosa intendi della sperimentazione, cioè nel senso, te l'ho sentito dire anche questo più volte, e sicuramente, probabilmente un ostacolo nostro grande è anche la lingua, nel senso che è chiaro, tu parlavi di Flying Lotus, comunque quando la lingua è universale, la lingua della musica elettronica piuttosto che l'inglese, che ormai è universale, hai forse anche a livello discografico più possibilità di emergere, perché hai più pubblico potenzialmente, mentre invece l'italiano che parla in italiano, forse anche a causa delle etichette discografiche, non è spinto all'estero, cosa che è sbagliata, perché poi la lingua italiana, cioè se pensiamo che i più grandi film, ad esempio, della storia sono tutti film che raccontano storie italiane, Il Padrino, c'era una volta in America che addirittura un regista italiano, o Coppola che è un regista
italo-americano, vuol dire che forse qualcosa da dire anche all'estero ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ed è un peccato, forse a livello discografico, non essere spinti in quel senso. Non so, io l'ho analizzata così, sentendo le tue parole. Non so se è una parola. Sì, è vero, anche se purtroppo quando poi tu lo rapporti al mercato mondiale, che anche lì chi sperimenta comunque ha dei risultati perché si certo. La manda in tutto il mondo. Però rispetto alla forza che ci mette per mandarlo in tutto il mondo, i risultati e le risposte che ha sono sempre purtroppo, quindi molto spesso si tende a dire però all'estero funziona meglio, però un attimo, perché anche certo. Lì si parla di un mercato che in realtà un Erika Badu, che ne so, un D'Angelo, sono tutti jazzisti, musicisti che per noi sono delle superstar, ma sono sconosciuti ai più comunque anche a livello mondiale, quindi anche Flying Lotus, come dicevi tu, e se poi nipote di Charlie Parker, lui, se non mi sbaglio, non lo sapevo. È un super sassofonista, sì, jazz, certo. Potentissimo, sì, signore di Charlie Parker. E quindi sono robe di cultura che, cavoli, a priori dovrebbero girare. Chiaro, ovvio. Rimangono sempre un po' di sottobosco. Certo, chiarissimo. Senti, invece una cosa, che un'osservazione personale rispetto al tuo percorso. Ho notato, anche un po' riferendomi al discorso del citare, dello spingere una crew, che tante scelte che io a posteriori definisco profondamente coraggiose, tue scelte personali, come la scelta di autocensurarti, e invece al Festival Bar il discorso super citato, insomma, di Staffelli, era una scelta importante, cioè tu stavi difendendo la tua canzone, cioè stavate difendendo un vostro progetto, dire ok, noi abbiamo fatto questo, chi se ne frega poi a un certo punto, anche spingere, alla fine il concetto di questo progetto è quello, campiono ovunque, prendo cose da chiunque e poi cerco di farne un sunto mio personale, perché no? Però questo difendere così alacremente forse il vostro linguaggio, la vostra, ha generato forse un ostacolo alla base, probabilmente, c'è cioè un po' di ostracizzazione, cioè ok, adesso, da adesso in poi siete fermi, no? E oggi, secondo te, considerando che chi fa la stessa cosa oggi in realtà ha un successo mediatico incredibile, perché probabilmente siamo più, cioè abbiamo più pubblico che può fruire della nostra musica senza una spinta discografica, oggi il mercato è più pronto o c'è sempre questo ostracismo? Cioè ti fermano e dicono no, guarda, tu da qua non passi più perché hai fatto quella roba lì. Cioè io vedo degli artisti che fanno cose gravissime che poi in realtà passano del tutto inosservati. Perché hanno un pubblico che poi li spinge. Credi che oggi il mercato discografico sia più pronto a delle scelte che possiamo definire coraggiose e indipendenti, o più o meno è la stessa cosa? Sì, perché più o meno è la stessa cosa, perché in realtà lì non era tanto il fatto avete copiato questo pezzo, siete dei copioni, era veramente il risultato di 5-6 anni di successo, e per cui quando arrivi veramente a un certo punto, io l'ho rivista in Fabri Fibra, uno degli ultimi artisti secondo me che ha vissuto questa cosa qua, che ancora oggi scrive delle strofe da paura, però come mai non hai più l'appeal di un paio di anni prima, e succede un po' a tutti, un po' perché c'è sempre questa nuova generazione che inventa un nuovo linguaggio, certo. Per cui tu o ne fai parte o non ne fai parte, come dicevi tu, oggi succedono a volte delle robe più scontate, più gravi, eppure quelle cose lì passano inosservate, però se chi le facesse è in un punto già molto in alto, in quel momento lì in realtà non vedono l'ora di vederti cadere, quindi è quello un po', secondo me. Chiarissimo. Per quello dico molto spesso doveva andare così, ci ho messo tanti anni a digerirlo, però quello che è successo in realtà ora non do più neanche un giudizio di questo è andato bene, questo è andato male, perché certo. Tutto in realtà veramente va come deve andare, a volte delle cose tu che speri che vadano bene non smuovono niente, invece delle cose da cui non te l'aspetti esplodono e ti aprono anche delle nuove strade. Quindi in realtà ho imparato nel tempo che le cose tu ci provi a certo. manipolarle, a prendere una strada, però vanno un po'. E questo succede anche come dici tu, esce uno dal nulla con una cosa anche assurda, magari scopiazzata, sì, sì. Però ha un sacco di successo. Secondo me sono tutti ingredienti che ti danno sempre un assaggio e ti danno il sapore di quello che è la società del momento. E quindi tu a seconda della canzone che sta andando di moda ti rendi davvero conto certo. di un paese, come la pensa in quel momento. Le cose vanno come devono andare, alla fine questo penso sia un bel messaggio riassuntivo. Che a volte ti dicono fatalista, però in realtà è un anche non lasciarsi
battere, certo, cioè giusto. La musica mi ha insegnato a tenere questo distacco, che se le cose vanno bene, bene, se non vanno come dovevano andare, pazienza, tu stai certo. già lavorando ad altro, il tutto, il divertente, il bello è nel processo, non nel risultato, no? Quindi non è tanto essere fatalisti, ma essere impegnati proprio nel qui, ora, quello che sto facendo ora. Bellissimo, certo. Senti, invece, a proposito di quella che è la scena trap, che comunque ha, secondo me, tu dicevi, la musica è ciclica, ed è verissimo, ovviamente, e appunto sembra che quel mondo oggi faccia uscire artisti in continuazione, è una sorta di non lo so, di forno che sforna continuamente nuovi artisti che hanno un suono sempre molto, sempre più simile. Più passa il tempo, più mi sembra che sia molto amalgamato, anche per una questione di mercato. Ecco, una cosa che tu ti sentiresti magari di dire a chi si approccia alla musica in generale, cioè ha più senso aggregarsi ad una scena forte per apprendere, oppure ha più senso o anche osservare quello che viene da fuori, o provare a buttarsi in qualcosa che sia più tuo, che magari fa un decimo del successo ma che potenzialmente può durare di più, non lo so. Non so se sei capito. Che questo sì sia voglia, che in realtà, anzi, più che gli artisti, io cavoli, lo direi al pubblico, una cosa che dico da un po' di anni, questa cosa che fai tu di campionare l'ambiente e riportare i suoni di un determinato posto, anche io una cosa che da anni sto studiando e sto facendo, perché in realtà poi ti apre delle possibilità sonore musicali infinite. Tu prendi un suono di un bosco, di una città, lo metti in una canzone, di colpo hai un ambiente che gli strumenti musicali non riescono neanche a ricreare. E quella è una cosa talmente lontana dal pubblico che rimangono dei miei esperimenti, come dei tuoi esperimenti, che magari tu sei riuscito già a legarli all'immagine, fanno di accompagnamento a qualcosa, va bene. Ma a me sarebbe piaciuto qualche anno fa e ancora adesso che della musica anche molto antica, che ne so, una tribù aborigena, un bel ritmo così, poi ci crei una bella canzone. Quindi gli artisti fanno musica che va di moda, perché se no non se li caga nessuno. E quindi quello che dico è il pubblico, perché se una cosa deve essere acusticamente quello che tu già conosci, già stai ascoltando, però rimacinato in un altro modo. Sì. Dovrebbe essere anche la gente che dà l'opportunità ad artisti che, come diciamo prima, sperimentano cose nuove, quella possibilità di... Perché oggi la musica nel mondo sta veramente prendendo un altro significato. Noi ora in Italia continuiamo a avere il nostro vecchio mercato pop di canzoni italiane che si mescola con i giovani, i nuovi generi, ma nel mondo stanno succedendo delle cose per cui acusticamente tu entri in un posto e c'è qualcosa che ti arriva da una parte, altri suoni che arrivano dall'altra. Quindi sta succedendo veramente una rivoluzione, e tutte queste cose si è visto anche a livello scientifico, che quando entrano a contatto con il corpo, e siamo fatti di acqua, è come il cocktail che vediamo nel club che fa 3000 disegni. Certo. Noi stiamo facendo la stessa cosa mentre ascoltiamo della musica, cambiamo forma e te ne accorgi. Una canzone di colpo ti dà l'adrenalina per allenarti, per far qualcosa, oppure è capace di rilassarti, vuol dire che quella musica sta cambiando esattamente. Quindi oggi questa è la mentalità che c'è in tutto il mondo riguardo alla musica. Quello sicuramente è più all'avanguardia. Però esistono appunto anche delle mostre per cui viene chiamato il cantante dei Radiohead a curarne tutte le musiche, perché a seconda di come tu ti muovi nell'ambiente e segui questa mostra, cambia la musica. La musica continua a cambiare per 24-36 ore, sempre diversa. Quindi stanno succedendo delle cose belle. Come al solito è un po'... Come dici tu, gli artisti italiani poi sono costretti a fare la copia di quella copia di quella copia, perché se no nessuno riesce a captare dei suoni nuovi. Quindi è un po' più verso il pubblico questo discorso. Gli artisti li capisco che prendano queste strade, però quello che consiglio è nel loro di intanto studiare, approfondire quella che è la musica del passato, ma veramente del passato, perché oggi si sta fondendo l'antico e il nuovo. Oggi un sacco di segreti sono stati svelati. Dalla cucina, dagli chef, al kung fu, assolutamente. A delle robe che comunque prima erano solo dei sacerdoti che comandavano il popolo, e oggi ci sono esercizi di meditazione, di concentrazione, di tutto, che prima erano solo per pochi che li praticavano. Oggi sono aperti a tutti e ha senso fruirne, perché poi ha senso fruirne. Guarda, sono stato al Complex con di Los Angeles con Andrea poco prima che chiudessero tutto, ed era esattamente così, cioè ogni
a parte la cappa di erba che ti uccide, l'erba passiva, a un certo punto con la testa che gira, là, è legale, quindi tutti al chiuso fumano quella sigaretta elettronica. Mamma. Con un principio attivo, sì. Era tipo una cappa infernale, lo guardo a un certo punto e dico: scusa Andrea, ma tu, a te non gira la testa? Bella no, musica. Dopo 10 minuti eravamo tutti e due tipo così, ci sono, ti giuro non abbiamo pubblicato i video perché sembravamo in un altro pianeta. Paura e delirio alla Svezia. Esatto. Però devo dire fighissimo, cioè c'era Anderson .Paak che suonava, che cioè, era tipo mia. Giga, è stato fighissimo, cioè ogni stanza aveva il suo mondo, aveva, cioè è proprio figo, cioè vale la pena. È un nuovo modo di fruire la musica, infatti, caspita. E anche secondo me di educare il pubblico, perché poi ci sta anche che le istituzioni, chiamiamole così, quindi le etichette discografiche, cioè io credo, guarda, posso farti un off topic piccolissimo. Prima stavo parlando con due guide turistiche, perché le ho beccate per strada a Firenze e ho detto: senti, guarda, parlami del tuo lavoro, di come è cambiato. E loro mi hanno detto: a Firenze abbiamo sbagliato tutto, perché abbiamo investito tutto sullo spostare le persone dal centro, non ci abita più nessuno e questa situazione ora improvvisa ha distrutto il centro di Firenze. Figo, cioè figo, terribile, sì. Ma molto vero. Ecco, credo che le etichette discografiche, che forse adesso spingono un po' troppo un mondo che è un po' incestuoso, perdonami il termine, però che si rifà sempre a quei concetti, quei canoni, quel linguaggio, in realtà a un certo punto non vorrei che questa cosa diventasse l'ennesimo stop della musica a cui poi noi non siamo pronti a reagire. Penso ad esempio al periodo dei dischi masterizzati. Cazzo, ci abbiamo messo 10 anni a capire che momenti, sì, tragici. Esatto, e Spotify era già lì, cioè nel senso comunque aveva già capito, e le etichette discografiche ci hanno messo ancora un anno per capire che quella era una soluzione interessante. In Svezia esiste da 10+ anni, Spotify per noi da è una 13. Novità, è vero, ormai cioè, 13, quindi questo, in realtà, no? È che il mercato discografico, il mondo della musica viene visto un po' come un mappazzone, sì, da fuori, però in realtà poi è brutto che culturalmente non venga presentato alle persone come vengono presentate tutte le aziende del mondo, nel senso, se tu inizi a capire che il musicista underground, l'artista impegnato, è magari quel agricoltore biologico da cui vai a comprare direttamente le uova e le farina, invece se tu vai da una multinazionale sai che ci trovi la roba impacchettata per bene, e la musica non è molto diversa. Certo. C'è bisogno di etichette indipendenti o realtà piccole, anche da soli artisti, che fanno appunto questo agriturismo biologico e ti danno quella roba lì. Invece le multinazionali è giusto che si occupino della grande massa, perché in questo modo gli artisti anche sanno che a un certo punto, quando tu arrivi a vendere un tot di copie, passi comunque ad un altro settore che si occupa di te, con tutti i pro e i contro. È molto chiaro quello che dici, è ha super senso, cioè è giusto anche che le etichette, le major, abbiano quel tipo di mercato lì, perché poi loro devono massificare, cioè a volte la criminalizzi, ma è il mondo di oggi, quindi certo. È inutile dire nella musica non è giusto che a un certo punto diventi di plastica, ma perché quello che ti manca, cioè, esatto. Fatti domande su quello che ti mangi, che è anche sono meglio. Io sta quarantena ho iniziato comunque a chiamare agriturismi, cose. Bellissimo. Arrivano sti hamburger contadini, ho capito di cosa sanno gli hamburger veri. Ciao, perché hai le robe plasticose del Carrefour. Non voglio dissare il Carrefour, però comunque un pochettino uno dice. Vabbè, comunque, Torme, io ti dico, per noi, cioè, non voglio rubarti altro tempo, no, abbiamo un piacere, detto, anzi, un sacco di cose, cose belle importanti, quindi fighissime, un super e direi che siamo super soddisfatti. Robby, volevi... Sì, quella della citazione della rima che ti avevo fatto prima. Ah, giusto. Era, mi sembra, Quei bravi ragazzi parte 2, con gli Lyricals, no? Wow. Citavi delle 38 carte del mio CD, a me me ne spettano solo 3. Mamma mia. E chissà le altre 35. Io da bravissimo. Col tempo ho capito a chi andavano. E secondo me si aggancia anche bene a quello che stavamo dicendo adesso, no? Nel senso che non sempre magari la crescita corrisponde a una, bravo, a una crescita, infatti, economica. Quindi sono anche un po' pro e contro. Tu li hai visti un po' tutti, forse. Cioè, le fasi dell'industria musicale le hai viste un po' tutte. Come sono cambiate secondo te negli ultimi 20 anni ormai, e come cambieranno a livello proprio di mainstream discografico queste tre carte? Come... Eh sì, quello che dispiace un po' vedere è che comunque, anche se oggi c'è la possibilità di avere i soldi
tu magari sei un artista a casa, ti produci musica, tramite il tuo canale YouTube, in teoria dalle pubblicità o anche solo mettendole tu tramite un semplice distributore su Spotify, puoi avere direttamente degli introiti. Però la cosa triste è che rimangono per l'artista sempre una parte talmente piccola rispetto all'investimento che lui fa di tempo per produrle, anche molto spesso di soldi, anche per curare la propria immagine, quelli che sono le foto, i video, tutto quanto. Quindi questo rimane una cosa un po' tragica, perché a qualsiasi livello tu più sali e più comunque il tuo investimento è maggiore, perché ti dovrai vestire meglio, fare dei video più belli, fare la musica che suona ancora meglio, e quindi in realtà quello che guadagni, perché molto spesso poi quando vedono uno arrivato pensano guarda quello, ora sta alla grande, sta da paura. In realtà ti servono degli investimenti maggiori per fare certo. bene quello che stai facendo. Quindi è davvero una missione, rimane certo. davvero una, più una cosa che, come dicevo prima, ho imparato negli anni a vivermi il processo. Quello che stai facendo in quel momento, la canzone che stai realizzando, il video che stai realizzando, lo stai facendo con migliaia di sacrifici. Il regista che lo sta facendo con te il video sta mettendo i mezzi a disposizione quasi a gratis. Il fotografo che ti fa le foto lo fa anche lui per passione. Quindi in realtà va vista più che altro in quella direzione lì. Poi secondo me è giusto anche che un artista, quando hanno una visione un po' più commerciale della certo. faccenda, io non li demonizzo anche per quello, perché in realtà se riesci davvero a ricavarci due soldi sei un genio assoluto. Comunque vada, un genio lo sei, di qualcosa sei genio. E poi comunque Jay-Z, quella gente lì, è tutta gente che è stata brava a fare business sì. in altre cose, ha aperto pub, certo. 50 Cent con l'acqua, Rihanna quando ha fatto l'intimo ha detto che ha guadagnato in un anno il triplo di quello che aveva guadagnato con la musica, quindi pazzesco. Si parla anche di artisti enormi. Bono Vox ha investito su Facebook nel 2004, tipo, cioè, ed è diventato l'artista più ricco di sempre perché aveva investito su Facebook, cioè non per, ed era comunque Bono Vox degli U2. Quindi capisco cosa dici. Vabbè, torno adesso, ti lasciamo veramente. No, un piacere sicuramente per noi e ti ringraziamo di cuore. Mi spiace, almeno il gomito. Così concludiamo. Dai. Ciao a tutti. Ciao.